parte delle opere di terreno superficiali, anche perché adesso hanno cioè le opere di terreno superficiali sono diffuse su tutto il territorio. Per esempio prendiamo la valle dell'Adige, no? Cioè il fiume Adige chiuso a Trento. Secondo voi quante opere di presa ci sono su tutti i bacini che insistono nel grande bacino dell'Adige chiuso a Trento? Beh, ce ne saranno almeno 10.000. E quindi hanno tutto a che fare con questo tipo di tipologia. Adesso tipologia di cose che io vi mostro, alcune sono anche più maggiormente evidenti. Sarebbero un tema interessante anche perché costruire un'opera di presa superficiale, che non se ne fanno forse più neanche tante, è un po' un ripasso di tutta l'idraulica applicata. Qui, quella che è rappresentata qui, comunque è una piccola presa, cioè un corpo idrico superficiale, potrebbe essere un lago, potrebbe essere anche un fiume, cioè come vedete è una presa che è sotterranea in questo caso. La presa è protetta da un filtro, qui, e qui c'è una pompa che pompa nei vari serbatoi. Qui c'è anche associata all'opera di presa un impianto di trattamento. Un impianto di trattamento che ha a che fare per rendere questa parte che qui viene rappresentata come azzurrina, quindi più buona nell'immaginario di coloro che costruiscono questi disegni, viene trasformata in acqua potabile. Più o meno comunque lo schema è sempre questo: l'acqua, la pompa, varie vasche in cui vengono assolti vari compiti, in questo caso di natura sanitaria, ma anche semplicemente di natura organolettica, cioè c'è una vasca in cui si lascia depositare un minimo di sedimento che eventualmente si accumula e così via. Dai laghi più grandi, nei laghi più grandi le infrastrutture sono più imponenti, che in genere prevedono delle gallerie più o meno situate sul fondo ad una distanza che deve essere superiore al minimo invaso del lago con cui si ha a che fare. In alcuni casi, se si ha l'idea, per esempio, che queste acque servano come acque potabili, come potrebbe essere per esempio per la città di Como, appunto sul lago di Como, questa presa si estende bene all'interno del lago, anche magari per centinaia di metri o addirittura per alcuni chilometri, allontanandosi dalle rive del lago medesimo, che sono supposte magari essere più sottoposte all'inquinamento di chi si trova sulle superfici, sulla costa. Un altro elemento di presa importante sono le traverse fluviali. Allora, le traverse, in realtà questa è la diga, per dire la verità. Questa è una diga massiccia in calcestruzzo e che cosa fa? Chiude, crea un lago artificiale a monte in una certa area che è confinata, crea un lago artificiale, quindi innalza il livello dell'acqua a monte, che in parte può sfiorare sulla superficie della diga. Quindi vedete anche questo profilo della diga è fatto in modo tale, questo sarà un profilo frighero possibile per accompagnare, per poter calcolare con esattezza quant'è l'acqua che sfiora, misurato il livello dell'acqua sopra qui, l'acqua si trova in condizioni
sopra la, l'infrastruttura passa in condizioni critiche, quindi come voi sapete dalla meccanica dei fluidi, il livello dell'acqua rappresenta esattamente la, il flusso dell'acqua sopra, o la portata dell'acqua che passa sopra al sistema. Qui dentro ci sono delle opere di presa del corpo della diga, in questo caso passa attraverso delle turbine che servono al grano per produrre energia. In generale queste opere non servono solo a produrre energia, ma servono, come nel nostro caso, anche a derivare dell'acqua per usi irrigui oppure per usi potabili, che poi va ad impianti di trattamento. Questo è un altro esempio, come vedete, sempre lo stesso tipo di tipologia. Qui, dal vostro punto di vista di ingegneri civili, sono gli aspetti interessanti anche dal punto di vista strutturale, che però non sono propri di questo corso. Come vedete, sono opere anche interessanti dal punto di vista di tutto il calcestruzzo, questo qua. Hanno già qualche anno queste opere che vedete rappresentate in queste slide. E naturalmente, essendo opere imponenti, hanno a che fare con la parte architettonica, quindi accesso alle varie funzioni di gestione dei vari sistemi di tubatura e così via, che sono interni, quindi con vanno scale, livelli di invaso e così via. Non so se avremo l'occasione, ma mi pare in questo momento che non sia possibile, ma qualche volta andiamo a vedere gli impianti di produzione, di trattamento della città di Trento, di Rovereto, e andiamo a vedere anche una diga che ha queste caratteristiche. Beh, è una diga ad acqua, quindi non è una diga che ha questa struttura massiccia, però i concetti generali sono gli stessi. Una cosa molto, non dico di moda, ma che si usa adesso, sono le varie opere di presa d'acqua affluente. Uno dei problemi principali delle dighe, dal punto di vista generale, è che queste alterano completamente il flusso di un corso d'acqua e quindi mutano l'ecologia e tutto il sistema che ne consegue a valle, a meno che poi le acque non siano immediatamente restituite. Quello che si fa allora è anche di costruire delle opere ad acqua affluente, cioè che non alterano il flusso naturale delle acque, ma che lasciano passare una parte o anche la grande quantità delle acque che sono nel corpo idrico, e quindi continuano ad affluire, impattando il meno possibile il sistema che si viene a costruire. Anche qui ci sono livelli, cioè qui evidentemente è un corso d'acqua che fluisce ortogonalmente alla slide, vedete il livello di piena e il livello di magra, ma se il livello di piena e il livello di magra sono così vicini, questo è o la piena, non è una piena particolarmente eccezionale, è un fiume sufficientemente robusto, perché di solito i livelli di piena e i livelli di magra sono molto separati tra di loro. E come vedete, sempre la solita opera di presa, un impianto di pompaggio, in questo caso si tratta di una pompa che ha il corpo motore esterno, non sommersa, ma si potrebbe mettere una pompa sommersa, e poi via via la mandata, in questo caso, a un sistema di utilizzo. Un'altra opera che voi vedete spesso nei nostri fiumi, per esempio sull'Adige la vedete sotto Rovereto, verso Ala, o sul Brenta la vedete verso Primolano, e sono delle traverse di acqua, delle traverse. Le traverse in realtà sono delle vere e proprie dighe ortogonali al flusso,
Non alterano però come la diga completamente il flusso, lasciano passare la maggior parte delle acque. Comunque anche queste si fondano il proprio funzionamento sull'innalzamento del livello delle acque a monte, come vedete bene rappresentato qui, e la diversione di una parte delle acque medesime, per esempio con lo sfioratore laterale e poi l'impianto che qui è vuoto laterale. La parte di sfioro di solito è presidiata da paratoie, che possono avere anche queste diverse forme. C'è tutta una scienza delle paratoie, se vogliamo, costruite anche queste, una scienza e una tecnica delle paratoie, visto che queste esistono da un sacco di tempo. L'opera di Trese che vedete lì è appunto costituita da uno sfioratore, si vede un po' di più in pianta dove si vedono queste linee parallele, uno sfioratore. Lo sfioratore è un dispositivo idraulico che consente, a segnato livello dell'acqua del fiume, di calcolare quanta acqua viene sfiorata per unità di lunghezza. Di solito l'acqua che viene prelevata da un fiume ha un sacco di sedimento dentro, soprattutto se si tratta di acqua non nelle condizioni di magra, ma nelle condizioni di una piena o di una morbida, come si viene a dire. E quindi ci sono le opere di sghiaiamento. Queste opere di sghiaiamento sono nella sostanza delle tramoge sufficientemente lunghe in cui l'acqua viene portata in moto lento e il sedimento che è sospeso si deposita. Quindi devono essere abbastanza lunghe. Prima viene, perché nella parte di sghiaiamento ci possono essere anche delle griglie che separano il sedimento e naturalmente contengono anche delle opportune infrastrutture sempre idrauliche che consentono di ripulire poi questi sistemi una volta che, per evitare che funzionino sempre in condizioni ottimali. Dopo lo sghiaiamento c'è il dissabbiamento, cioè viene tirata via la sabbia, e poi la parte di utilizzazione finale che potrebbe andare appunto per esempio ad un impianto di irrigazione, ad un acquedotto oppure ad un impianto di produzione idroelettrica. Un altro elemento interessante sono le prese d'acqua, sono le piccole traverse. Le piccole traverse fluviali sono quelle che in genere consumano meno di, cioè, usano meno di 5 metri cubi al secondo di acqua. È sempre un'opera piuttosto massiccia. Come vedete, ha sempre una forma di questo tipo, cioè simile a quelle delle dighe che vedevamo prima, con una soglia, un profilo tipo Krieger, dei muri piuttosto imponenti anche lateralmente, e poi delle fondazioni abbastanza importanti all'interno del corpo. L'acqua, che cosa succede? L'acqua, qui si ha il livello dell'acqua che passa sopra la soglia, l'acqua è in corrente lenta subcritica prima della soglia, in corrente supercritica dopo della soglia. Quando finisce la soglia cambia di nuovo il profilo del fondo per recuperare i tipi di profilo accessibili. Qui c'è un risalto, quindi qui a valle c'è una platea piuttosto estesa appunto per assorbire il risalto di bidone, la turbolenza dello scavo che ne potrebbe conseguire, l'energia del per dissipare l'energia dell'acqua. Quelle diciamo le traverse praticamente che funzionano ortogonalmente per tutto in maniera del tutto ortogonale hanno sistemi di paratoie. Queste sono paratoie piane, che sono regolate, beh, qui da una manovella, ma ormai nessuno fa quello sforzo, ci sono dei motorini che possono essere comandati anche a distanza. Come vedete qui è un sistema un po' più sofisticato in cui le paratoie si muovono sulla verticale e regolano il flusso sulla parte alta sotto
con questi sistemi quello che si fa si riesce a controllare con buona precisione la portata che fuoriesce, perché in tutti questi dispositivi idraulici poi una delle cose fondamentali è quella di regolare la portata che viene emunta. Questo perché l'acqua, per esempio, è data in concessione, come dicevano anche prima i vostri colleghi che hanno presentato. Se voi avete colto all'interno del tutto discorso, l'acqua è comunque viene data in concessione, è un bene pubblico che viene dato in concessione di uso anche a privati, dei quali però bisogna regolare il consumo, bisogna sapere quanto consumo avviene nel modo preciso, e poi se voi avete appunto la dimensione della quantità di derivazioni che ci possono essere, voi potete facilmente immaginare, per esempio, che un fiume come l'Adige, se fosse concesso l'uso dell'acqua, fosse concesso così in maniera integrale, senza nessun regolamento, sarebbe già completamente secco già a Trento. Mentre per legge, per esempio, ci devono essere 80 metri cubi al secondo alla foce, per evitare tutta una serie di problemi idraulici e di gestione del territorio che potrebbero accadere anche in superficie. Di fatto il fiume Adige d'estate lo sfocia in mare, sul mare, proprio in prossimità del mare, c'è una serie di paratoie che mantiene tutta l'acqua dolce all'interno dell'alveo, per evitare che la mancanza di acqua dolce permetta alcune ossaline, cioè l'acqua di salmastra di mare, di penetrare all'interno del terreno e poi di andare a rovinare l'agricoltura che lì si fonda sul fatto che le falde siano di acqua dolce e non di acqua salata, e le piante in particolare quindi non muoiono per effetto dell'acqua salata. Detto questo, quindi, il significato di tutti questi sistemi è appunto questo. Questa è la paratoia a segmento, bella grande, come vedete ha un sistema di movimento particolare, la curva cioè il sistema è curvo e può funzionare in modo diverso. Qui vedete il funzionamento di una paratoia di questo tipo, in condizioni di completa apertura e in condizioni di completa chiusura. A sinistra la chiusura e a destra l'apertura. Qui, in questo tipo di paratoie, in funzione. La legge che si usa più assiduamente in questo tipo di dispositivi sono le leggi degli stramazzi, cioè che funzionano come la radice della... in funzione della portata viene distribuita secondo una proporzione della velocità torricelliana, radice di 2gh, dove h è il carico che si viene a generare. Però se il carico è molto esteso, allora si integra sulle diverse quote e invece di avere l'altezza, la radice della differenza di quote, noi abbiamo la quota alla 3/2, che è esattamente l'integrale, per una serie di coefficienti che stanno davanti, che dipendono poi dalla forma delle paratoie, dei sistemi che vengono usati e così via. Questo tipo di traverse esiste almeno dall'epoca romana e dal punto di vista costruttivo tipologico sono fatte nei modi più vari. In alto avete uno schema di una traversa antica in cui ci sono dei pali fissi che mantengono una struttura, un'opera muraria che è essenzialmente fatta di massi sciocchi. Anche attraverso le culture sono diverse, perché vedete quella traversa di tipo indiano, e questa invece è una traversa in cui il cuore centrale è una parte in calcestruzzo, quindi qui è una riproduzione del funzionamento, e questo più o meno le generalità delle opere del traverso. Dopo, normalmente in questo corso facevo anche il calcolo di una parte proprio della derivazione dell'acqua, che è un calcolo idraulico interessante da sapere, ma quest'anno
le slide se voi le volete